Sono Tessa, sono una conduttrice televisiva, scrittrice, blogger. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori un po' fuori dagli schemi, mi hanno sempre fatto viaggiare tantissimo fin da piccola, quindi sono cresciuta in campagna, circondata dagli animali, dalla natura. Dopo aver lavorato tantissimo in centri di recupero per animali selvatici, tartarughe e cicogne in particolar modo, sono diventata giornalista scrivendo di tematiche ambientali e di animali. Ho avuto la mia prima occasione di condurre un programma di divulgazione scientifica, Blu e Blu. Poi da lì ho continuato sulla 7, Rai e poi Mediaset, dove sono ormai da 15 anni. Del mio primo giorno in televisione ricordo in particolar modo come non sapessi assolutamente nulla. Beh, la mia paura più grande quel giorno, il mio primo giorno in televisione, ma in generale nella vita, è sempre stato quello di non essere mai all'altezza. Tessa tra le quattro mura domestiche è pantofolaio. Ho le mie piante, i miei animali, le mie passeggiate, lo sport e poi il computer. Io lavoro un sacco al computer e in cucina ovviamente dove testo tutte le ricette di cotto e mangiato. Noi donne siamo oltre, questo non vuol dire che siamo migliori, perché l'evoluzione e la biologia ci hanno dato il compito di mettere alla luce la vita e questo obbliga ad avere una maggiore empatia, perché se hai un neonato che non parla, che non comunica, devi avere la capacità di sentire che c'è qualcosa che non va. E poi diciamolo, nella vita dobbiamo lottare il doppio per ottenere le cose.